Brand Disco Music, its selection. Carissimo pubblico, carissimi amici, carissimi fan del mio Vediamoci che ci passa, eccoci qua, siamo ritornati di nuovo in televisione, il mio programma oramai seguitissimo da molti. Bene, siamo ritornati in un locale a Scafati, a grande richiesta, ci hanno voluto fortemente i proprietari e le persone. Ricordiamo che oggi è martedì, c'è la mia serata, il Canta che ti passa con me il martedì. Il Flamingo Road, che è il nome di questo locale, ricordatevi, Flamingo Road. Ci troviamo, poi lo diremo anche più in là, di fronte alla SS268, quindi come uscite da questa statale, di fronte troverete questo bellissimo locale. Diciamo che è un'oasi nel deserto, quindi non potete sbagliare. Io sto qui tutti i martedì a farvi compagnia con le tante canzoni, con le tante emozioni, vi faccio ballare, vi faccio messaggiare, quindi ragazzi vi invito numerosi a pervenire sempre qua tutti i martedì. Adesso tra un po' entreremo, c'è la serata in corsa, c'è un compleanno, dopo vi presenterò alla festeggiata che si chiama Maria e ha scelto stasera di trascorrere la serata con noi. Occhio ragazzi, seguitemi perché tra un po' capirete di che locale sto parlando. The way you move, you're moving down on me, beside me, la 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 la. Mysterious girl, moving down on me, makes me wanna la 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 la. Mysterious girl. The way you move, you're moving down on me.
Allora, occhio ragazzi, sono entrato e come sono entrato nel cosiddetto banco consumazione, ho trovato una bellissima ragazza. Qua ce ne sono veramente tante stasera, stanno cantando e stanno ballando nell'altra sala, poi ci andremo. Allora, ho il piacere di farvi conoscere anche a voi da casa, che ci state guardando in tanti, alla figlia dei proprietari, che salutiamo. Lei si chiama Carmen, una ragazza veramente dolcissima e aggiungerei anche deliziosissima. Ti ho fatto un complimento in diretta. Ci accoglie sempre col sorriso, come stasera per esempio in TV ti stanno guardando. Allora Carmen, intanto facciamo i saluti a tutti gli amici che ti stanno guardando. Buonasera. Allora Carmen, ci dobbiamo mettere un attimo nei panni di chi non c'è mai venuto al tuo locale, è già molto gettonato, però mettiamoci nei panni di chi sta a Nocera, di chi sta a Cava, di chi sta a Pagani. Dobbiamo spiegare come arrivare qua. Allora, diamogli un punto di riferimento, magari qualcuno ha il Tom Tom, lo mette nel Tom Tom e ci arriva. Allora, il Bar Flamingo Road si trova all'uscita della strada statale 268, uscita Scafati. Quindi è semplicissimo, come uscita lo vedete, è proprio di fronte. Vogliamo dire agli amici telespettatori gli orari, che voi siete quasi totalmente H24. Noi siamo tutti i giorni H24, solamente la domenica si chiude il pomeriggio alle 15 e si riapre la mattina dopo alle 6. E quindi ragazzi potete venire sempre, tutti i giorni, in qualsiasi ora, loro sono dei grandi lavoratori. Allora, oggi è martedì, ricordiamo agli amici, stanno cantando la canzone, Carmen, che ti piace più ascoltare, qual è? Ma ce ne sono di tante. Il cantante tuo preferito, per esempio? Alessandro Amoroso. È quella più bella di Alessandro Amoroso, quella che ti commuove maggiormente rispetto ad altre. Ti aspetto. Ti aspetto. Una canzone molto a tema, infatti agli amici tra un po' gli dedicheremo proprio quelli. Ti aspetto, vi aspettiamo, dici il nome del locale, ricordatelo, segnatelo. Bar Flamingo Road. Flamingo Road, vi aspettiamo, come dice l'Alessandra Amoroso, attraverso una canzone. Vi aspetto. Allora, occhio ragazzi, perché in questo momento sto camminando, come potete ben notare dalle immagini, dietro le vetrine di arte culinaria. Qui al Flamingo Road ci sono tante cose da gustare, partendo dalle pizze, ai calzoni, ai rustici in genere, angolo cornetteria, quindi angolo dolci di vari tipi, babà con la Nutella, eccetera eccetera. In questo momento mi sto dirigendo dal barman ufficiale di questo locale, il grande Gianluca. Gianluca, io prima ho assaggiato un drink che tu mi hai preparato apposta per me e ti volevo fare veramente i complimenti, anche se poi vorrei sapere che cosa ci hai messo dentro, perché l'ho gustato ma non ho capito gli ingredienti che c'erano. Mario, in primis ti ringrazio per i complimenti, ma purtroppo ti devo dire che un buon barman non svela mai i suoi segreti. Era buono veramente. Lui mi ha preparato, lo ribadiamo, siccome io non bevo, gli avevo chiesto un cocktail analcolico. Poi lui farà anche quelli alcolici, soprattutto in sala, stasera sono andati molti. Infatti stasera abbiamo lavorato un bel pochettino. E niente, comunque alla fine ti ho fatto un drink analcolico in base a come tu mi avevi richiesto, usando ingredienti ai gusti, diciamo, della frutta di stagione. Un drink semplice ma ricco nel contenuto. E infatti ne è testimone il fatto che tu mi abbia che tu l'abbia apprezzato, ecco. No, devo dire che non è stato solo buono da gustare, quindi da bere, ma anche bello da vedere, perché poi anche l'occhio vuole la sua parte. Mi è piaciuta molto la tua preparazione, la scenografia che hai fatto con i vari frutti. E infatti mi hai anticipato, anche l'occhio vuole la sua parte, quindi il segreto di un buon risultato è anche comunque una certa immagine. Questo è il vero lavoro del barman. Quindi noi facciamo veramente i complimenti ai barman che lavorano per voi, per le scenografie che usano in esclusiva quando fanno i drink. Grazie ancora per i complimenti e siamo sempre qui pronti a soddisfare qualsiasi richiesta. Dovete solo venire.
ragazzi, siamo nella sala dove c'è un'animazione veramente go-go. Ci sono due veline, tra virgolette, perché loro sono due pazze scatenate, per acciappalla queste qua, stiamo ridendo da mezz'ora, quindi non so stasera la puntata a che ora la finiremo. Mi sa che faremo alba. Allora, vi voglio presentare. Vedete questa velina qua che cosa combina in diretta live su Antenna 3. Allora, vi voglio presentare la mia Risa, nonché la mia estetista, quella che mi cura un pochettino le mani, un pochettino le unghie. Salutiamo gli amici su Antenna 3. Ciao, ciao a tutti. Di il tuo nome così ti conosco. Sono Lucia, sono l'estetista di Mario. Io la devo sopportare, lei mi deve sopportare. Invece la signorina bionda, l'altra velina qua, è quella che mi dà i consigli per i profumi. Infatti è... Rossella, buonasera. Responsabile di cosa? Profumi e cosmetica. Vogliamo ricordare per venirti a trovare, non solo nel locale il martedì sera che tu sei un abitué, certo, ci sarai sempre, ovvio, ma per venire alla tua profumeria, se per esempio da casa voglio avere un profumo particolare, un consiglio, una consulenza, va? Certo. Dove devo venire? Profumeria Crystal, situata a Corso Trieste numero 205, a San Pietro di Scafati ovviamente. Il profumo che ti fa impazzire per esempio, quello maschile, più sexy, maschile, che ti scombussa a livello ormonale, qual è? Maschile o femminile? Maschile, insomma, maschile. Per te, sì, Boss, l'ultimo uscito, eh? Boss ce ne sono tanti. Hugo Boss Night Blu, la bottiglia. Invece per voi donne il più gettonato, molto sensuale, è il Narciso Rodriguez. Invece che uso anch'io ovviamente. Ah, vabbè. Invece lei Arisa che profumo usa? Io uso Narciso Rodriguez, è un profumo bellissimo. Per i ragazzi invece che cosa consiglio? 1 million Paco Rabanne. Allora, tu lavori, sei estetista, da quando lo fai questo mestiere? Sono 13 anni. È vero che oggi gli uomini si curano come le donne, se non più delle donne? Più gli uomini che le donne. La cosa che ti piace di più toccare in un uomo qual è? Perché tu sarai molto in tatto. Diciamo che noi facciamo tante cose nel centro estetico, come ad esempio il massaggio a quattro mani, il massaggio a cioccolato, è un massaggio scenografico. Quello che piace più agli uomini, a quattro mani, a quattro mani come si fa poi? Un massaggio scenografico a quattro mani fatto da due ragazze, praticamente si muovono le mani e si balla anche con il corpo. E lui che fa? E lui si rilassa. E quando dura sto massaggio? Un'ora. Ma si può fare pure a domicilio? No, nel centro estetico. Ah, quindi sempre nel centro, ho capito. È una cosa che non mi hai mai detto questa cosa. Poi c'è il massaggio al cioccolato, ci sono tante cose, tante novità da provare. Vabbè, chiudiamo questa parentesi di massaggio, poi ne parleremo in privato con te. Tra un po' si canterà. Tu hai scelto già la canzone? Più o meno. Hai già cantato due o tre canzoni? Sì. Poi stasera abbiamo anche una delle tue amiche, Maria, che ha scelto di festeggiare il suo compleanno, non mi ricordo quante stagioni erano, ma qua con noi. Sì, fa 20 anni e abbiamo deciso di festeggiare qua. Guarda lei, il regalino l'avete conservato? Segreto, segreto. Non si può dire ancora, no. Poi dopo lo scopriremo. Allora, vogliamo fare l'ultimo invito da entrambi a venire qua tutti i martedì e non solo. Parola prima a te e poi a lei. Venire anche a trovarci in profumeria, eh? Siamo io e lei e poi altre due ragazze che ci aiutano. Quindi vi aspettiamo per una scelta di profumo e per qualche trattamento estetico. E qua, l'invito a venire qua. Soprattutto con noi Mario Castellino, il jukebox, animazione e balli di gruppo. E per divertirci tutti insieme vi aspettiamo qui. Allora, amici, vi voglio presentare Altra Gioventù a corsa in questo bellissimo locale. Ricordiamo Flamingo Road. Stasera la maggior parte, devo dire, le ragazze, tutte belle, sono tutte profumiere. Allora, loro per esempio mi dicevano in sordina prima che hanno una grande profumeria dove li troverete all'interno. Vogliamo dire agli amici che ci stanno guardando dove vi trovate? A San Marzano sul Sarno, via Pendino. Ti vuoi presentare? Sono Mariangela. Mariangela è di San Marzano sul Sarno. Invece la signorina, ci vediamo adesso, presente alle telecamere di Antenna 3. Sono Lorella.
Allora, Lorella, abbiamo detto che siete profumiere. Il profumo che vi affascina di più, che vi seduce di più, di un uomo, qual è? Maschile? Yes. È il Van Cleef Midnight in Paris. Quello che usi invece tu personalmente? È Narciso Rodriguez. Invece a te voglio chiedere il profumo più venduto. Allora, il più venduto è il Dolce Gabbana, che va sempre di moda. Invece il profumo più costoso? Più costoso? Che non è detto che deve essere il più bello. Certo. Ma il più costoso? Il più costoso è Patrizia Pepe, poi c'è John Galliano, tanti altri. E invece il profumo più esclusivo, quello là proprio introvabile? Qual è? Cioè? L'introvabile è sicuramente il mio, e te lo dico, Lenvin Sport, non ce l'hai? No. Hai visto? Lo sapevo. Vabbè, vogliamo salutare gli amici e invitarli a venire qua il martedì al mio canto che ti passa. Venite qua il martedì perché si sta benissimo, si ci diverte, si balla e si canta. Allora ragazzi, mi sono un attimo seduto con due bellissime ragazze, molti da casa in questo momento che vi stanno guardando, non guarderanno me, io lo so già, ma guarderanno sicuramente voi e noteranno dall'immagine la vostra bellezza, la vostra sonorità, i vostri sorrisi e il vostro sguardo. Wow, pensate che complimento mi sto facendo. E poi la signorina sulla mia destra si chiama Maria, che sta ridendo in questo momento, e lei è una delle più care amiche, amiche del cuore. Stasera è il suo compleanno, 20° compleanno, quindi giovanissima, e ha scelto di festeggiarlo con noi in questo bellissimo locale. Ci sono tutte le amiche che in questo momento stanno ridendo perché prima ti hanno dedicato delle canzoni, quella di Ricchi e Poveri, Maria sarà perché ti amo, hanno cantato la canzone Tanti auguri tutta per te, e poi mi dicevano prima che dopo ci saranno delle sorprese ovviamente tutte per te. Maria, lo vogliamo ricordare agli amici che ci stanno guardando in questo momento, è single. Adesso voglio domandarti se è per scelto o è per caso. Allora Maria, saluta prima gli amici a Santena. Ciao a tutti. Allora Maria, tu perché sei singolo, per caso o per scelta? Per caso e un po' per scelta, anche perché oggi come oggi l'uomo non è che si trova molto facilmente. Come non si trova molto facilmente? Cosa vuoi dire? Vabbè, hanno tutte teste diverse. Che tipo di uomo preferisci? Un uomo moro? A me per esempio piacciono le more. Moro? O biondo, tra il moro e il biondo. Moro. Quindi mediterraneo. La cosa che guardi spesso in un uomo qual è? Gli occhi. E poi? Le mani. Le mani. Beh. Adesso vi voglio presentare la sua amica del cuore, l'amica di Maria, la festeggiata. Ciao, mi chiamo Annabella Desiderio, sono di Angri. Sono un'amica di Maria che finalmente stasera, ma anche lei, dopo un mesetto che ci conosciamo, mi ha invitato al suo compleanno. Tanti auguri di vero cuore. Cara, tu mi dicevi che per te è la prima volta che vieni in questo locale. Ti ha portato proprio Maria. Sì, mi ha portato. La cosa che ti piace di più? Sì. La cosa... È un bel locale, molto movimentato, bella gente, e un'ottima compagnia. A te ti piace più cantare o più ballare? Entrambi. Tra un po' per esempio che canzone canterai? Farei un paio di canzoni più che altro. La prima che sarebbe Mina, Un brivido felino. La duetterai con me? Ok. Ok. E poi la seconda? Acqua e sale. Sempre con me, quindi faremo due duetti consecutive. Ti piace messaggiare, perché tra un po' partirà anche l'angolo messaggeria? No. Messaggiare no. Sei single o fidanzato? Boh. Quindi ragazzi, se volete trovare l'anima gemella è l'occasione giusta, non solo per conoscere loro ma anche di venire qui come loro, perché sono belle ragazze, ce ne sono veramente tante. Facciamo l'ultimo saluto e poi chiudiamo. Ciao, vi aspettiamo in questo locale. Maria, l'ultimo saluto lo faccio fare a te, che festeggi 20 anni. Vieni a te. Ciao a tutti, vi aspettiamo tutti qua.
Allora, occhio ragazzi, sto praticamente al centro della sala, cosiddetta sala per l'animazione. In questo momento i ragazzi stanno cantando un pezzo di Renato Zero, stanno facendo un bel triangolo canoro. Io vicino a me ho un mio carissimo amico, un abitué delle mie serate oramai, ci rincorriamo e ci ritroviamo spesso tutta la settimana. Da premettere che lui lavora nel comune di Nocera Inferiore, impiegato presso il comune, e anche quando lavora ogni tanto mi diceva qualche collega che ti sente canticchiare, quindi canta che ti passa anche quando lavori. La passione della musica, della canzone, l'ho sempre avuta, e come tutti quanti è bello canticchiare una canzone orecchiabile che ritorna nella mente spesso e volentieri. Per esempio oggi ha lavorato fino alle ore 20. Eh sì, perché il tempo di andare a casa, mi raccontavi di fare una doccia. E venire subito qua, sì, perché sono impegnato con le elezioni e quindi sono stato impegnato in ufficio fino alle 8:30 circa. Poi, sapendo che stavi qua, è la prima volta che ho il piacere di venire in questo locale nuovo, un bel locale dove stasera c'è stato anche il festeggiamento di una ragazza che ha festeggiato Maria, che i suoi compleanni, il suo 18esimo immagino. Ventesimo, vabbè, i nostri auguri sicuramente affinché questo, la felicità, come ho detto prima, la e gioia e la spensieratezza di questo giorno possano accompagnarla ancora per il resto adesso, della sua vita. Adesso mezzanotte inoltrata è stato ancora divertente. E infatti esprimono tutta la loro gioia, beati 20 anni che ricorderai anche tu, sono passati da un tempo. E questo è il loro momento, è giusto che lo vivano anche in questo, in un divertimento sano, genuino, pulito e così. Diciamoci la verità, io lo dico sempre, è bel momento di aggregazione, un momento sociale, di coesione, di confronto, di crescita, è cultura, la musica è tutto, certo. La musica unisce i popoli, certo. È cultura, è intrattenimento, è crescita, è un momento di crescita, è un momento di arricchimento personale, anche culturale, quindi ben vengano queste manifestazioni, diciamo anche di condivisione fra di loro. Devo dirti la verità, prima ti ho sentito cantare il tuo cavallo di battaglia, che oramai è Massimo Ranieri, con sé bruciasse la città. La tua città brucia sempre, non si spegne mai, non c'è un giorno, una sera che si spegne, perché tu ogni sera la canti inevitabilmente. Come saprai, io è da poco che mi sono avvicinato a questo, diciamo, questo intrattenimento del karaoke. Massimo Ranieri è stato sempre un cantante che mi ci sono immedesimato, che seguita sempre, sì, da piccolo. Sì, mi piace, un bravissimo, io credo che sia fra, sfido di essere smentito, fra i migliori cantanti al mondo, insieme a qualche altro. E sicuramente il suo percorso artistico ha coinciso anche con il mio momento adolescenziale, quindi poi di giovanotto mi sono sempre immedesimato nelle sue canzoni, e non sono il solo, perché Massimo Ranieri sappiamo è molto seguito, e così, giusto per divertirmi un poco, per trascorrere la serata. Poi voglio dire una cosa a proposito di Massimo Ranieri, che lui rispetto a molti è un finto statico, nel senso che se andrete a vedere, avete questo piacere di vedere Massimo Ranieri live, magari in un bellissimo teatro come sono andato io, vi rendete conto che non è per niente statico, ma è molto molto dinamico. Infatti, sta sempre in movimento, canta sempre in movimento, stato... e poi c'ha un corpo di musicisti e di ballo tutto femminile. È un artista, come sappiamo, un artista a tutto campo, spazia dalla canzone al teatro, al varietà, con grande disinvoltura, uno showman a 360 gradi. E noi un artista, consentimi, che nel corso degli anni si è evoluto, non è rimasto al palo, ma a volte ha anche anticipato i tempi, adattando la sua forma artistica alle nuove esigenze, alle nuove richieste. Un artista veramente completo, che ancora oggi, non a caso, nonostante credo abbia superato la sessantina, è ancora sulla alla voce, direi, intatta. Eh sì, perché anche perché so che lui artisticamente cura molto le sue performance, quindi con meticolosamente nei minimi particolari, dettagli, sì. E i risultati si vedono, e poi sono i dettagli che fanno sempre. Io dico sempre che il successo non è un caso, è sempre, viene sempre fuori da un impegno costante. Ci vuole sempre meritocrazia. È
certo, anche in questo certo, ambito. Certo, di queste, sì. Allora io vorrei ricordare a questo punto, e ti saluto con l'arrivederci a martedì saluto prossimo, tutti i tuoi ospiti, grazie per l'ospitalità a te, e voglio ricordare che questo locale, a proposito di compleanno di Maria, come stasera noi possiamo fare tutti i tipi di eventi, quindi feste di 18 anni, anniversari, feste di laurea, ogni occasione è buona, come diceva il mio carissimo amico, sempre ovviamente qua al Flamingo Road, vi aspetto numerosi. Siamo noi, siamo solo noi quelli che non hanno età e comunque andranno, non si fermeranno mai. Siamo noi, sempre solo noi quelli che fu, conserva la sua dignità.